Abbiamo Stelucci su Fuse che fa un po' inizio di un porno gay, cosa ne pensi, Giorgio Arlingo? Ma dai, non è male, non è male. Porno gay adesso non ne vedo da un pezzo, però qui a Colonia, vecchio. Colonia, due uomini a Colonia, porno gay mi sa che fa proprio. Fa ambient. Comunque bella a tutti, io sono Kant. Io sono Diego, ciao a tutti. Anche detto Giorgio Arlingo e siamo a Colonia. Che fa far ridere. E siamo a Colonia per un concerto dove ci saremo sotto tanta pioggia. Non ci saremo solo io e te fondamentalmente. E altre 25 persone. Vi ho detto che andiamo a vedere? I Down by Low. Mi piace gli Down by Low? Non credo, perché l'ultimo concerto in Italia c'eravamo solo io e lui. Infatti siamo dovuti emigrare in Germania per venirli a vedere. Come mi hai invitato a questo concerto, Joe? Eravamo a Rimini, alla Grotta Rossa, molto semplicemente, ho detto: ehi Canto, sai che vado a vedere i Down by Low a Colonia? E men che non si dica, Canto ha prenotato il suo volo lì per lì. Infatti sì, cioè è stata una cosa tipo di getto, l'altro giorno mi sono ricordato, cazzo è vero che devo andare a Colonia a vedere i Down by Low? Cioè io sono carico marcio per il concerto. Sono carichissimo. Ma proprio a carica pallettoni, sugli scudi. Ok, mi sa che questa è stata la parte bella del vlog di quello che parliamo. Adesso è la parte brutta, andare in giro con la pioggia. Comunque ragazzi, Colonia è triste. Molto. Ah, Colonia, Podolski? Podolski ha giocato nel Colonia, sì. Ah, conosci la canzone rap di Podolski? No. Allora facciamo un attimo una reaction. Questa è una puntata che va così. Faccio sentire adesso la canzone rap Podolski. Sentite un breve estratto anche voi. È fondamentale. Non abbiamo niente da fare, Gio, dobbiamo. E poi Gio ci dirà il parere. Guten Morgen, meine heißgeliebte Stadt. Die Königin der Welt, doch wenn ich Reisefieber hab. Aber heute muss ich gehen. Ein Abschied auf Zeit. Was ich für dich empfinde, ist was Liebe heißt. Basito. Bella. Bellissimo. Non voglio più andare a vedere Down by Low, ma voglio andare a vedere Podolski. Quindi ragazzi, adesso vi raccontiamo noi che andiamo a cercare Podolski in giro a Colonia. Tra l'altro molto probabile che sia in questo bar, in questo momento, a farsi delle birre 1.50. Ok, fantastico. Andiamo avanti. Siamo al fine arrivati. C'è tanta gente in fila, guardiamo. Oh. Io e Gio. Quanta gente ti aspetti, Gio, oltre me e te? Altri 10, credo. Comunque c'è il discount che chiude dopo l'orario di inizio del concerto. Meraviglioso. Che cosa ti vuoi prendere al discount, Gio? Lo vedremo presto. Oh! Rega, qui la passiamo sugli alimenti, visto che il concerto non credo che abbiamo voglio trattarmi bene stasera. Allora, questo discount sembra fighissimo dal di qua. Io andrei subito sulle birre a 40 centesimi. Quindi, Gio? Una scelta difficile. Sì, cosa rende difficile il tutto? Tutto rende che devo capire bene cosa sono queste cose, però... Per esempio c'è il Barentino. Mi sa tipo da Martini Tarocco. Allora, vuoi andare sul presto? Maretto. Cioè, fa dell'amaretto? Non è la serata giusta. Quando è la serata d'amaretto, Gio? Quando non sono nei Down by Low. Giusto, quindi tutte le altre. Tutte le altre. Questo mi sa che è alcol puro denaturato. No. Un'altra volta. Il tipico uso greco. Ti piace l'uso della Grecia? Sì, ma è troppo una bottiglia difficile da imboscare. E comunque siamo al netto discount. E lo consiglio. La cosa che mi piace è che vendono i super alcolici e di fianco e giarrettiere e candele. Quindi vedi, metti, sei qui che stai bevendo e ti viene voglia di metterti la giarrettiera, cazzo ne so. Cioè, sei a posto. Saranno gli Jägermeister Tarocco. Questi già sono quelle cose tedesche che sanno di erbe, che ti sturano il naso e sei ubriaco e respiri bene, quindi doppia inculata. Doppia inculata. Non voglio respirare bene oggi. Allora Gio, cos'è che hai, per cosa hai optato? Ecco rosato, 2. Quindi lattine di vino rosé. Esatto, non vedevo l'ora. Ok, io invece rilancio con la cioccolata al limone. Aspetta, mettiamola dritta. Onesta. Quindi ragazzi, dopo facciamo la recensione del rosato al limone e lattina. Per noi. Non fa, metti che sta buono. Rilancio. C'è Gio Arlingo che sta dando il combo. Quanto costa l'una? 79 centesimi. Una merda. Ne hai presi tre? Liberò tutti, però una merda.
ragazzi, quindi non c'è nessun tedesco al concerto, però abbiamo trovato dei ragazzi italiani che come noi sono venuti apposta. E eccovi qua. Previsioni per stasera? Acqua. Acqua. Se ci viene un concerto in quattro, bello. E comunque, raga, questo concerto a sto punto lo potevamo fare in Italia tranquillamente. Quattro persone, quattro italiani. Già. Allora Giazzarlingo, pareri su il concerto e sul tuo primo giorno da youtuber, insomma. Concerto spettacolare, sì. Un'altra cosa non so cosa voglia dire. Cioè sei su YouTube. Sì, però non so comunque come. Vabbè, però è bello fare i video. Certo, bellissimo. E aspetta, spettacolare addirittura il concerto. Sì, spettacolare, mi sono divertito troppo. Allora sì, allora lo diciamo spettacolare. Però prima volevo salutarvi, volevo far vedere cosa abbiamo preso. Vai Gio. Fantastico. Oh no! È caduto tutto. Questo è rimasto. Questo è rimasto. Allora facciamo un assaggio, diamo un voto al cibo e poi salutiamo i reggae. Scotto però. Vabbè. Quanto li abbiamo pagati molto sti robi? Non abbiamo ancora pagato. Ah, ok. Non c'è male. Bisognerebbe sapere il prezzo, che non sappiamo, però va bene. Non costerà molto, dai. Non c'è male. Ci stai in pista con la cucina turca? Basta. Quindi ragazzi, da Colonia è tutto. Andate a vedere Down by Low perché David Smalley ha detto che vuole tornare in Italia. E soprattutto andate in fissa con, come si chiama il supermercato? Netto. Col Netto e con la cucina turca. Anche oggi abbiamo imparato tante cose. Per oggi è tutto, ciao belli. No.